Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Buone Vibrazioni Web. Un'altra storia da raccontare, ce ne sono tante. Nel corso degli anni di Buone Vibrazioni ne abbiamo raccontate tantissime e qualcuna mi piace anche provare a riraccontarla oggi insieme a voi. Voglio raccontarvi una storia e lo farò in più parti, perché è una storia lunga ma molto affascinante, che è quella di un gruppo inglese che si chiamava Beatles. Beatles, forse il gruppo di cui è stato scritto, detto, raccontato di più nella storia della musica di tutti i tempi, ma non importa perché ogni volta che parliamo dei Beatles attiviamo qualcosa che ci porta in un fascino, nel fascino di un'epoca, nel fascino di un gruppo musicale, nel fascino della storia, insomma in tutti questi ambiti che sembrano distanti dalla musica, ma che in realtà contengono la musica di cui abbiamo sempre parlato all'interno di Buone Vibrazioni. E lo facciamo ancora oggi. Allora, i Beatles, uno dei gruppi più famosi di tutti i tempi, ma è sempre stato così? No, non è sempre stato così. Anzi, c'era il rischio che la carriera dei Beatles non iniziasse neanche. Facciamo un passo indietro. Allora, c'è un momento in cui i Beatles non si chiamano ancora Beatles, si chiamano Quarrymen. Al loro interno c'è uno di loro che è John Lennon, che incontra Paul McCartney. Siamo nella seconda metà degli anni 50, loro diventano amici, iniziano a scrivere insieme. Un po' alla volta a loro si aggiungono altre persone fino a quando non nasce questo gruppo allargato, diciamo così, che prende il nome Beatles nel 1960. Nell'estate del 1960, John Lennon e Stu Sutcliffe, che all'epoca suonava il basso in questo gruppo, decidono per questo nome Beatles. Loro erano di Liverpool, così come tanti altri gruppi di Liverpool, ce n'erano centinaia e tutti sgomitavano per affermarsi. C'era spazio, sì, ma bisognava cercare spazio anche altrove. E così i Beatles, composti da John Lennon alla voce e alla chitarra, il capo del gruppo, Paul McCartney alla chitarra, Stu Sutcliffe al basso, Pete Best alla batteria e George Harrison all'altra chitarra, andarono ad Amburgo. Amburgo era una città della Germania in cui c'era spazio per le giovani band. C'erano tanti locali, locali frequentati da marinai, da lavoratori, da persone che si volevano divertire, locali dove se eri in gamba sopravvivevi, se no venivi travolto. Loro, giovanissimi, poco più che ventenni, in alcuni casi neanche ventenni, andarono ad Amburgo e lì formarono quella loro personalità scenica che li permise di sopravvivere, di avere successo ad Amburgo, di facendo centinaia e centinaia e centinaia di concerti e di acquisire anche un buon lavoro d'insieme, un buon interplay tra tutti i musicisti. Periodicamente tornavano a Liverpool, facevano dei concerti da quelle parti, ritornavano poi ad Amburgo e a Liverpool la loro fama cresceva e divennero oggetto di attenzione di un venditore di dischi, del responsabile di un negozio di dischi ed elettrodomestici che si chiamava Brian Epstein. Brian Epstein in gioventù avrebbe voluto fare lo stilista, forse l'attore teatrale, non certo lavori come quelli che suo padre, il padre di Brian Epstein, sperava che il figlio facesse, ovvero l'avvocato, il medico, le solite cose. No, lui voleva fare altro. E così, dopo diversi lavori ben riusciti, cominciò a gestire questo negozio, grazie al sostegno del padre, il sostegno finanziario, e nel negozio ascoltava le esigenze dei clienti. Cercava di migliorare il potenziale commerciale del proprio negozio e gli introiti assecondando le richieste del pubblico, un pubblico al quale il personale si rivolgeva su indicazione di Brian Epstein con grande educazione, dicendo sir, dicendo madam, insomma rapportandosi, anche se poi arrivavano dei giovinastri magari, però rapportandosi sempre con un atteggiamento molto british. E un giorno una ragazza dice: vorrei un brano di un gruppo. Che brano è? Il brano si intitola My Bonnie, dice questa ragazza. Il gruppo Tony Sheridan and the Beat Brothers, che poi erano i Beatles. Non avevano il brano, lo chiesero al fornitore di magazzino e arrivarono 25 copie, tutte vendute nell'arco di poche ore. Brian Epstein disse: ah, notevole, ordiniamone altre 50. E anche queste andarono via in meno di una giornata. A che Brian Epstein disse: ma chi sono questi Beat Brothers, questi Beatles? Andò ad ascoltarli al Cavern, che era un locale poco distante, e rimase affascinato. Erano
aveva una presenza scenica diversa da quella che possiamo immaginare, tutti vestiti di pelle come Marlon Brando nel film Il Selvaggio, molto aggressivi ma anche divertenti, ironici, sprezzanti e allo stesso tempo molto invitanti con il pubblico. Brian Epstein ne rimase molto affascinato e li invitò nel suo ufficio e disse: siete molto bravi, vorrei farvi diventare uno dei più grandi gruppi in circolazione, vorrei essere il vostro manager. Loro dissero: bene, ma tu sei un manager musicale? No, io non so nulla di discografia, ma posso imparare. E così imparò. Tramite i suoi contatti, e ne aveva parecchi, trovò un aggancio per fare una audizione alla prestigiosa etichetta Decca di Londra. Audizione programmata per il 1° di gennaio 1962. Dopo le feste di Capodanno? Dopo la bisboccia? Sì. I Beatles arrivarono a Londra dopo 10 ore sul furgone guidato da Neil Aspinall, il loro road manager. Arrivarono a Londra il pomeriggio del 31 dicembre. Brian Epstein, uomo di nobili atteggiamenti ed esigenze, viaggiò invece in prima classe sul treno, fu ospite di una zia, i Beatles dormirono in una stamberga. Il giorno dopo fecero l'audizione, doveva esserci presente il talent scout della Decca, Dick Rowe. Dick Rowe telefonò dicendo: sono stanco, ho mal di testa, e mandò un tecnico che registrò la belle meglio, anche perché era suonato dalla bisboccia di Capodanno, registrò la belle meglio il demo dei Beatles, la loro audizione. 15 brani non registrati benissimo, non suonati benissimo, però Brian Epstein fu incoraggiato e disse: sono andati bene, tranquilli, sono andati bene, vedrete, è fatta. Dopo una settimana, lui tornarono a Liverpool, lui aspettava la telefonata della Decca. Una settimana la telefonata non arriva, 2 settimane, 3, 4, 6 settimane. A un certo punto lui chiama la Decca, Brian Epstein chiama la Decca e dice: allora, lo invitano ad andare a Londra. E Dick Rowe gli dice: senti, ho ascoltato i tuoi ragazzi, non ci siamo. Brutte voci, suonano male, e poi tutte queste chitarre elettriche. Ormai le chitarre elettriche non le vuole più nessuno. Quindi, via. Si liberò di Beatles, di Brian Epstein, il quale però non si arrese, cominciò a cercare presso altre etichette e tutte quante dicevano: ma no, non ci interessa, non sono granché. Un giorno aveva la registrazione dell'audizione che avevano fatto i Beatles, ne facevano due copie, una per il gruppo, l'altra invece per l'etichetta da archiviare. Lui con la sua copia di nastro andò a far stampare su vinile per ricordo quello che avevano fatto, e l'uomo che stampava il vinile disse: sono interessanti, perché non vai alla Parlophone qui vicino, magari a loro piacciono, io li trovo bravi. Lui andò alla Parlophone, George Martin, un produttore artistico specializzato in musica classica ma molto attento anche alle nuove tendenze, ascoltò quello che gli portò Brian Epstein e disse: va bene, organizziamo un'audizione. La fecero e andò bene. Dopodiché George Martin disse: sono bravi ma devono cambiare batterista. Tolsero quello che c'era prima, Pete Best, e inserirono Ringo Starr. Ecco, i Beatles erano pronti. Da quel momento in poi la loro fu un'ascesa sul mercato e un grandissimo successo che non si arrestò e non si arresta ancora oggi. Ma che cosa ne fu di Dick Rowe, l'uomo che aveva rifiutato i Beatles dicendo: le chitarre elettriche sono fuori moda? Alla Decca, quando i Beatles cominciarono ad avere successo, tutti, guardando Dick Rowe, mormoravano e dopo un po' cominciarono davvero a fare mobbing, a insultarlo, a trattarlo male. E lui camminava rasente il muro per non farsi vedere, cioè cercava di sparire, ma era davvero, davvero depresso. Non poteva licenziarsi, aveva bisogno del suo lavoro, un lavoro importante peraltro, il talent scout, però viveva giorni difficili. Fu invitato a fare il giurato a un festival per nuovi talenti che si teneva proprio a Liverpool. Liverpool. In giuria c'era anche George Harrison, il quale si ricordò di Dick Rowe. Come va Dick? Male, disse Dick. Va malissimo, perché alla Decca mi hanno fatto un mazzo così e adesso fanno mobbing. Non si diceva ancora mobbing, ma quello era. Insomma, e poi guarda, ogni mese, ci ritroviamo tutti insieme in una grande sala, intorno a un tavolo ovale grandissimo, con una bottiglia di champagne e tanti bicchieri. Una persona, raccontava di Claude, prende da una cassaforte la registrazione dell'audizione dei Beatles e la solleva. E tutti sollevano un bicchiere come se volessero brindare a quell'audizione e poi guardano me, malissimo. Quindi capirai, sto vivendo giorni difficili, sto veramente soffrendo.
per me così non si può andare avanti. Allora George Harrison gli disse: senti, ma perché non produci un gruppo nuovo? C'è un gruppo interessante londinese, si chiamano Rolling Stone. Lui disse: vado a sentirli. Ne parlò con la moglie, la moglie di Dick Rowe disse: vengo con te, perché tu non hai tanto un'idea di qual è la musica che piace ai giovani. Andarono a sentire questo concerto degli Stones in un posto pieno di fumo, pubblico quasi tutto maschile, molto trasandato, molto esistenzialista, intellettuale, e lui continuò a scuotere la testa. La moglie gli disse: prendili, ascoltami, prendili. Lui andò nel backstage dopo il concerto e disse: allora, Rolling Stone, siete voi? Sì, sì, siamo noi, un po' tutti ubriachi, così, un po' fumavano, canne. Disse: allora, sentite, sono stato al vostro concerto, mi fa schifo, qui c'è il contratto, firmatelo. Loro firmarono e divennero i grandi antagonisti dei Beatles, per la Decca che li aveva rifiutati. La carriera dei Beatles continua, questa è la prima parte del racconto dedicato ai Beatles, la prossima, con il prossimo appuntamento con Buone Vibrazioni Web.